Vado? Azione! Vede la macchina lì? Guarda, sono i dietro le quinte. Bondi! Questo è Nicolò. Siamo finiti! Va bene così. Vede? Guarda, inquadra le proprie voltesche. No, no, è già reccato, sta già registrando. E poi così se vuoi zoom. Dusman. Se può! È quella del silenzio degli innocenti. Guarda il teschio. Se può! Se può buccare qui dritta che! Te troia, ricordati che vuoi. Dov'è? Dov'è Ila? Ilaria, cosa hai pescato lì? È un pene marino! Cosa hai trovato? Cos'è, oh? La coda! La murena! La coda! Se può! Ciao! La murena! Benissimo, che senso! Beh, quello è vero, un po' è una stessa. Ma quanta tenerezza mi ridate.
Dare tira rara, tira tarara. Ebbe. Ti sei lavata? Era in nove lì. Ale. È il papà. No, non è papà. No? No, quello è un altro. No, però non è papà. È papà. È papà. Nanni, chi? È papà, sa se ce l'ha fatta. Papà prima. È stato già digerito, è fatto. Ah, 2 anni questo. Beh, adesso... Poi si è passata la fotografia. Devi mettere un po' più la luce. No, ma si vede. No, so, poi ci metti più bene, vedi? Isa è di origine sarda, no? Sì, nostro sì. Nonno sì, è sempre di Uri. Sì. Nostro nonno è, poi era il 20... Era sardo. Sì, Urese. Poi si era sposato nel dopoguerra con una donna che veniva dal Lazio. E quindi sì, ha un po' fischiato la razza. 25% è sardo? Sì. Aveva fatto un po' di... Ci stai prendendo un finto matrimonio. Entrare tutte, loro entrano. Vedi. Che bello. Vedi. Ah, si mettono da dietro. Ebbe! E cane lì per ultimo. Guarda che palle che c'hanno, minchia. Io mi metterei lì in mezzo, mettiti in mezzo che ti faccio un video. Un biancher in mezzo alle pecore.
Venite belle! Venite belle! Venite! Ebbe! Devi andare di qua. Vedi? Brave. Ehi. Se può! Se può bucacchi 30! Chissà questo... cos'era? Diana... Se può. Oh, guarda, la testa è qua. Questo è un muflone, secondo me. No, è un video. Ebbe! Ciao, ciao Matteo!
come va? Chissà cos'è qua, che voglia di entrare, di pulire tutto, vedere cos'è, cosa non è, in com'è non è. Se può, si può mettere il dito frugare lì 30 lì. Abbiamo gli impianti di risalita algheresi. E oh, qua comunque un posto veramente meraviglioso, eh. Incontaminato, per un attimo che ti ritrovi. Ilaria! Bene, bene, Samu, altro che. Facciamocele tutte, Ila. Brava, raccontalo. Forno in contorno a cui si riunivano la sera. Bene. Falò. Facevano il fuoco. Poi qui si riparavano. Qua c'erano gli antenati di Secchi Felice. Madonna Ila, bene ai noghe. Su corbezzolo. Su corbezzolo, vi. Se può entrare chi dentro chi è? C'è Nishu! E che bello! Bellissimo Ila, ma qua è anche stuccato! Qua è anche stuccato! Bellissimo. E c'è una scritta! Trasferiamoci qui! Qui c'è stata l'archeologa Pinuccia, c'è scritto davvero Ila, te lo giuro, ma è vero. Caminetto. Eh sì, guarda, c'è anche la data sopra, però purtroppo 21 sembra, poi lì la fuliggine. Meraviglia, madonna ragazzi, ma grazie, io perché io se no qua non ci sarei mai potuto venire. Guarda, una merda proprio al centro. Qua hanno già depredato tutto. Ma comunque sono quelli minatori, sì, no, è roba esatto, da 0 a 0, figurati mattoni di. Guarda Ila che si vede tutta, cioè l'avrei capito sicuramente, guarda mare mosso, eh. Mare molto mosso, infatti. Guarda là, vieni a vedere qua. Cioè mi dirai. Perché c'è il vento proprio. Sì, perché lì sotto c'è una caletta come quella, ma se il mare è così non è che. Ma tanto guarda, abbiamo già fatto una bellissima. Mamma mia! Mamma mia ragazzi! Grazie! Io sono le vertigini, eh! Io, no, 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 io veramente! Io lì Samu dove sei te non ci vengo! No, non ce la faccio! Mi cago addosso! Non vengo manco dove sei te, Ila! Ragazzi non posso, mi dispiace.
Bravo! Tanto l'audio poi li tolgo, eh. C'è un campeggio. Eia.
Immaginatevela coperta, è semplicemente una stanza dove venivano seppelliti i defunti e dove, come possiamo vedere, il tetto è collassato. Questa è una roccia. Ah, ti sei organizzato! Qua c'è la mia cosa sfondata. Sì, sì, roba. Questa è stata sfondata. Ah, sì, ma pensa che roba! Pensa che roba! Come potevano essere, perché se le tombe le facevano così, i villaggi erano così, e potete vedere due pilastri con trave centrale e travetti laterali. Ora, questa tomba non è una tomba qualsiasi, ma è riconosciuta come la regina delle Domus de Iannas in Sardegna. Tantissime persone non l'hanno vista e ogni volta che vedono le foto impazziscono, perché è la verità. Ecco, allora, per quanto riguarda queste, probabilmente non sono brutte, ma sono delle bare. Perché per fare che se c'è l'ombra, ecco, adesso. Ecco, poi qua possiamo vedere un altro, un'altra, diciamo, un'altra frottola o barca. Ah, sì. Vedete? Questa si, diciamo, apprezza, mettendo la luce alla destra, così, perché altrimenti non, cioè, se la mettiamo così, non è che si veda tanto. Dal mio. No, tanto faccio un rec così. Esplorativo. Mamma mia, Davide, ti rendi conto anche questa? Ale, ale, ale. Dalla torre? Eh sì. Poi qua questo bellissimo pozzo lì. Ecco qua. Ah, che spettacolo. Nella e rimango al mio. Anche per dire qua questo, sembra, guarda che ingresso, guarda. Ma è meraviglioso. È agghiaggiante. Trin. Tanto faccio delle foto, sta macchinetta che... E beh, vieni con la gamba, vieni qua, perché ho chiamato il mondo, beh. Sì, ma tanto non si... Certo. Bene, guarda, siamo con Giovanni, quei ragazzi, che erano due fratelli da bambino. Ti ricordi che andava a giocare su... dove abitava Maddalena, per dire? Com'è? Galzerano. Galzerano. Il papà credo si chiami Uccio. Uccio. Comunque, parenti di Maria Orani. Parenti di Maria Orani, dai. E lui ha tutto il gruppo archeologico di quel sito che ti ho mandato. I buchi, perché uno adesso si vede poco. No, vabbè, in qualche modo qualcosa. No, nella forma di donazione, nel senso, voi fate, fate troppo il culto. Beh, quella è passione. Che siano anche solo 10 euro, però io... Però
Così, così, È giusto, perché quelle delle spese, cioè stampare le cartoline, mantenere il sito, mica sono soldi. Quello piano piano, È una paranoia, piano piano, insomma. Siamo attrezzati per prendere delle luci, non so se conosce la marca Yonk. Maria Giovanna! C'è l'albero! Alberizzalo! Wow! Thank you.
cose che hanno un peso, ma solo sulla terra. La troupe ha seguito Samantha Cristoforetti nel durissimo addestramento che le ha permesso di conquistare il cosmo. Questa storia è un film. Samantha e lo spazio, lunedì 12 settembre alle 21:15 su Fox.